Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma brevemente, buongiorno. Io partirei innanzitutto da alcune condivisioni che ho ascoltato in studio. Una, finanche la simpatia. Io lo conobbi quando divenni sindaco, lui era premier, l'ultimo premierato nel 2011, è tutt'altro che respingente, quindi italiano. Condivido che ha scritto la storia, Feltri nella sua sincerità ha detto delle verità, l'ha fatta franca finanche dalla magistratura, ha parlato di invidia che non mi appartiene, quindi provo a fare sinteticamente un'analisi. Io credo che Berlusconi ha scritto la storia, ma in negativo. Ovviamente ho il rispetto umano per la sua fine e sono vicino ai suoi cari, ma su Berlusconi bisogna ricostruire sia il Berlusconi imprenditore, con grandi qualità, dalla comunicazione ad altro, ma non c'è dubbio che le sue qualità sono passate da un rapporto con la politica, che gli ha fatto delle leggi di favore sulla comunicazione, del rapporto con organizzazioni che non sono filantropiche, su cui c'è ancora tanto da dire. Voi nel servizio ne avete fatto un cenno, anche nell'immagine accanto a Marcello Dell'Utri, fondatore di Forza Italia e condannato in via definitiva per mafia. E poi concludo, il Berlusconi politico. Quella è la politica che a me non piace, alle persone come me. L'apparenza, il consumismo, il denaro, l'insofferenza verso i poteri di controllo, l'apparenza, l'approfittamento, l'uomo che pensa che ognuno ha un prezzo, no? Questa è l'idea che io ho, ognuno è comprabile, ognuno è acquistabile, quindi è un uomo di cui bisogna avere rispetto, perché avendo scritto in negativo la storia, in un paese che va all'incontrario, Berlusconi ha scritto in Italia la storia in positivo, ma perché siamo il paese della normale devianza ormai, i deviati diventano come i normali diventano sovversivi e i deviati diventano normali. Quindi io non mi iscrivo a quelli che adesso lo faranno beato, lo faranno santo, lo faranno il messia che ha scritto la storia d'Italia, ha scritto la storia d'Italia. Ma purtroppo allora, credo è negativo, voglio essere molto, molto chiaro, molto netto il giudizio, voglio sentire Borgonovo, vedo che Garavaglia ovviamente che hanno insanguinato il nostro paese. Non è affatto d'accordo, ritorno naturalmente poi anche a Bannamer, a Cecchi Paolo.